Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia con Bob Italia. La pillola di oggi è dedicata a un evento piccolino, che però è diventato praticamente un meme ante litteram. Il cosiddetto dibattito in cucina, adesso vi spiegherò perché dibattito in cucina, vi basti sapere che stiamo parlando di un dibattito tra il premier dell'Unione Sovietica e il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, rispettivamente Sergei Nikita Khrushchev e Richard Milhouse Nixon, che all'epoca era solo vicepresidente, avvenuto in una cucina americana in Unione Sovietica, in particolare a Mosca. Quindi, insomma, una storia abbastanza particolare. Un dibattito, però, che dal punto di vista diplomatico, politico, vedetela come volete, ebbe un'importanza sostanzialmente minima, che però è talmente particolare, a suo modo affascinante, che come detto divenne un meme, e basta citare questo dibattito per parlare con tre parole di tutte le differenze che tra gli anni 50, 60, 70 vi erano tra l'Unione Sovietica e il blocco delle repubbliche socialiste dall'altra e gli Stati Uniti e il blocco degli Stati occidentali democratici dall'altra parte. Bene. Cos'è questo dibattito in cucina? Prima parliamo di cos'è e poi andremo a capire perché è così importante. Allora, il dibattito in cucina avvenne, come detto, nel 1959. Qualche mese prima c'era stata una mostra della tecnologia tenutasi a New York e i sovietici avevano mandato un proprio padiglione portandovi lo Sputnik. Nel 1957, 2 anni prima ancora, i sovietici avevano infatti messo in orbita il primo satellite artificiale umano, lo Sputnik appunto, ed era stato quel momento, il momento in cui per la prima volta avevano mostrato al mondo la propria superiorità tecnologica in campo aerospaziale. Non è una cosa così di poco conto, perché fino a quel momento gli Stati Uniti avevano sempre pensato di essere loro quelli superiori dal punto di vista tecnologico. Invece, improvvisamente si trovarono superati dai sovietici che avevano dimostrato di essere più avanzati, quantomeno nelle tecniche aerospaziali. È un evento talmente importante, soprattutto magari nell'immaginario russo, che se ci pensate, ancora oggi, il principale quotidiano online di informazione filo russo, filo Putin, chiamatelo come volete, diffuso in tutto il mondo, ovviamente in inglese, nelle varie lingue, si chiama proprio Sputnik, quasi a voler rimarcare quel momento di superiorità. Ebbene, nel 1959 a New York i sovietici portarono proprio un modellino dello Sputnik, quasi a mostrare proprio in casa degli americani la propria superiorità. 2 mesi dopo, gli americani vennero invitati ad un'analoga mostra tecnologica da tenersi però questa volta a Mosca. E cosa potevano portare? Di certo non potevano portare la propria tecnologia militare o la propria tecnologia spaziale, perché un po' troppo pericolosa da una parte e invece troppo arretrata dall'altra, cosa che avrebbe potuto quasi mostrare ai sovietici che veramente gli americani erano troppo arretrati. Allora, gli USA fecero una mossa molto intelligente, ribaltarono il tavolo e invece di portare la tecnologia cosiddetta alta, portarono della tecnologia di tutti i giorni. Costruirono una villetta, quella che loro presentarono come la tipica villetta della classe media americana, e la riempirono di tutti gli elettrodomestici disponibili. Elettrodomestici che adesso ci sembra assurdo, stiamo parlando poi di neanche 60 anni fa, ma all'epoca erano praticamente sconosciuti nelle case della maggior parte degli umani del mondo, che era già tanto in Occidente se avevano una ghiacciaia, ma che erano ormai stati costruiti le prime lavatrici, le prime asciugatrici, insomma, tutta una serie di elettrodomestici che aiutavano nella vita di casa e che pian pianino stavano iniziando a diffondersi. Gli Stati Uniti presentarono quella casa come la tipica casa appunto della classe media americana, anche se in realtà questo non era, perché all'epoca sicuramente nessuno della classe media poteva permettersi così tanti elettrodomestici, ma era una piccola bugia. La casa fu talmente d'impatto che venne chiamata quasi da contraltare Splitnik, cioè Split, da to split, perché la casa ovviamente era divisa in metà per renderla visibile, e Nick da Sputnik. La casa, nelle settimane in cui era stata esposta, aveva a tutti gli effetti attirato frotte di visitatori da tutta la Russia, da tutta l'Unione Sovietica, che erano venuti ad osservare quella che sembrava veramente una casa piena di meraviglie. L'incontro tra Nixon e tra Khrushchev si svolse proprio all'interno di questi ambienti, anzi la parte principale dei loro discorsi, tradotti in contemporanea ovviamente dai traduttori,
avvenne di fronte alla parte di casa dedicata alla cucina. Nixon iniziò, come faceva molto spesso, facendo un discorso molto ampio, non volto a denigrare il suo avversario, quanto a mostrare quelle che lui presentava come appunto le più grandi meraviglie tecnologiche al servizio della popolazione americana. Attenzione, è molto interessante vedere come i due si comporteranno. Non bisogna partire dal presupposto che uno dei due fosse un oratore migliore dell'altro. Useranno delle tecniche molto diverse, ma perché molto diverso era il pubblico a cui si riferivano e molto diverso era ciò che quel pubblico, l'Unione Sovietica per Khrushchev e gli Stati Uniti per Nixon, volevano sentirsi dire dai loro politici. Come detto, Nixon iniziò il suo discorso parlando appunto di queste meraviglie tecnologiche, mostrò lavatrici, mostrò macchine per affettare e tagliare, mostrò frigoriferi, disse che tutte quelle tecnologie miglioravano la vita del popolo americano, lo rendevano più libero di poter perseguire i propri interessi, gli davano tempo per fare tutto. Parlò delle pentole, parlò delle scarpe col tacco, dei rossetti, della Pepsi, disse che tutte queste cose erano a disposizione del popolo americano. Khrushchev rispose in maniera completamente diversa. Nixon era stato compassato, fermo, quasi come un oratore davanti a un pubblico accademico, nonostante in realtà fosse appoggiato alla balaustra, forse anche per diminuire la differenza di altezza fra i due. Khrushchev invece attaccò subito. Khrushchev era un oratore molto sanguigno. Dovete pensare che era un uomo che probabilmente fino a 30 anni addirittura non sapeva neanche leggere e scrivere in russo, ma non per questo era un uomo stupido, anzi tutt'altro, un uomo molto intelligente che si era sempre saputo muovere con attenzione nel partito comunista all'epoca di Stalin senza farsi uccidere, cosa già molto complicata. Andate a vedere peraltro la recensione che avevo fatto di Morto Stalin, se ne fa un altro se volete approfondire l'argomento. Khrushchev amava presentarsi come un uomo del popolo, un contadino, un perfetto esempio del fatto che in Unione Sovietica chiunque poteva diventare anche premier. In un famoso discorso, o meglio nell'interruzione di un discorso fatto davanti alle Nazioni Unite, quando il delegato delle Filippine si mise a parlare contro la mancanza di libertà nell'Europa orientale, lui tirò fuori una scarpa bianca e iniziò a batterla con violenza sul tavolo. Lo state vedendo in questo momento, e in una scena che rimase epica e raccontata in tutto il mondo, interruppe in quel modo, quasi come a voler dire: io che sono un uomo del popolo parlo delle mie idee senza piegarmi ai dettami della diplomazia. Insomma, lui parlava a un popolo così, che voleva vedere questo. E lo fece, quasi senza rispettare quel po' di gentilezza che ci poteva essere, interruppe Nixon e gli chiese sarcasticamente se da qualche parte, lì intorno, ci fosse una macchina che potesse prendere il cibo e metterlo a forza in bocca alle persone. Quando Nixon ovviamente stava ascoltando ancora la traduzione, ascoltando quello che gli aveva detto, continuò senza aspettare una risposta e iniziò a dirgli: questo è quello che voi avete da presentare, queste sono le cose che per voi sono importanti, una macchina per affettare, una macchina per lavare i panni, su questo vi concentrate voi americani, mentre noi popolo dell'Unione Sovietica, ci concentriamo sulle cose importanti, noi mandiamo lo Sputnik in orbita, noi ci concentriamo sulla tecnologia e su tutte queste cose noi vi abbiamo già sorpassati. Nixon a questo punto cercò di controbattere, iniziò a dire: ma guardi, è vero, voi avete le nostre tecnologie sono diverse, è giusto mostrare le differenze delle nostre tecnologie, volete forse mostrare questo dibattito per far vedere quali sono le nostre tecnologie e quali sono le vostre, ciò su cui noi siamo più avanzati e ciò su cui siete più avanzati voi? Rimase compassato, rimase fermo, ma Khrushchev ancora una volta gli rispose. Se andate a vedere il video dell'epoca, vedete che Khrushchev non sta veramente fermo un secondo, si sposta a destra, si sposta a sinistra, si mette il cappello in testa, se lo toglie, sembra veramente un cacciatore che non aspetta altro che di azzannare la sua preda. E quando Nixon gli parlò nuovamente delle differenze, diede il colpo finale. Senza aspettare la traduzione, iniziò a dire chiaramente: adesso
ci sono delle differenze. Adesso voi su alcune cose siete più avanzati, ma dateci tempo 7 anni e come vi abbiamo sorpassato con lo Sputnik, vi sorpasseremo su tutto. Non gli disse solo vi sorpasseremo su tutto, gli disse proprio vi passeremo oltre, cioè passeremo a fianco a voi e vi sorpasseremo. E quasi facendo un gesto con la mano disse proprio e quando saremo oltre vi diremo ciao. Cioè, perse completamente, ma come aveva già fatto nell'episodio della scarpa, qualunque bon ton diplomatico. Ovviamente non lo faceva perché non era in grado di parlare in maniera diplomaticamente più corretta, ma perché il pubblico a cui lui si riferiva avrebbe apprezzato questo, avrebbe apprezzato questa prova di forza. Se avessimo interrotto il discorso a questo punto, finendo di vederlo qui, molto probabilmente Khrushchev ne sarebbe uscito fortemente vincitore. Invece del dibattito in cucina, sostanzialmente non vi fu un vincitore, ma anche Nixon venne apprezzato per ciò che era riuscito ad ottenere. Nixon era un oratore molto diverso. Aveva sempre cercato di presentarsi come il classico esponente dell'intelligenza americana bianca, istruito, preparato, colto, pronto a dei discorsi precisi e mai fuori dalle righe. Però molto spesso nei suoi discorsi e nei suoi modi di fare aveva messo dei trucchi, era in grado di presentare dei trucchi dialettici che tante volte, sfiorando quasi l'illegalità come aveva fatto tante volte in politica, pensate allo scandalo Watergate, è dichiaratamente illegale, ma vi sono molti altri casi, riusciva quasi a portare l'interlocutore a far dire delle cose, senza dire lui stesso, che dimostravano la sua teoria. Ancora una volta Nixon era stato ad attendere. Dovete pensare che Nixon proprio per questo veniva chiamato Tricky Dicky, cioè Dicky da Richard, un diminutivo, Tricky, cioè che fa dei trucchi. Questo perché una volta si era presentato alle elezioni in California e si era presentato alle primarie sia per il Partito Repubblicano, che era quello di cui lui faceva parte e che vinse, ma anche per il Partito Democratico, non perché contasse di vincere quelle primarie, tra l'altro non le vinse di poco, ma perché in questo modo era riuscito a mandare a tutti i votanti democratici dei volantini in cui si presentava come un democratico e anche se perse le primarie vinse le elezioni successive. In un famoso discorso avvenuto pochi anni prima davanti a chi lo accusava di aver ottenuto da alcuni uomini ricchi dei favori, dei regali, magari per favorirli dal punto di vista politico, aveva mostrato un cagnolino, Chicky, dicendo che lui quei regali li aveva accettati per la famiglia e gli spiaceva restituire quel cagnolino che le sue figlie amavano tanto. Insomma, era un uomo che pur cercando di presentarsi sempre come inappuntabile, riusciva sempre a tirare la stilettata finale e così fece anche questa volta. Ancora una volta vi invito ad andare a vedere il video, ma mentre Khrushchev, ormai sicuro della vittoria, ha appena detto sì, assolutamente, facciamo vedere questo discorso in America e in Unione Sovietica, a patto che anche voi lo facciate vedere tutto, non nascondete nulla. Ecco che Nixon arrivò con il colpo di scena finale, molto più sottile di quelli di Khrushchev, ma non per questo meno che colpì meno nel segno. Si girò verso Khrushchev e gli disse, certo che faremo vedere tutto. Faremo vedere tutto grazie a questa telecamera che abbiamo davanti, che fa delle riprese non in bianco e nero come quelle che fate voi, ma delle riprese a colori, perché solo noi americani abbiamo le macchine da ripresa che fanno delle riprese a colori. Insomma, se fino a quel momento il discorso era stato quasi come se gli americani fossero avanzati tecnologicamente solo in piccole cose di nessun conto, improvvisamente Nixon era riuscito a ribaltare il discorso, facendo vedere come in realtà anche su tecnologia alta, come poteva essere quella audiovisiva, gli americani potevano essere più avanzati dei sovietici. Il discorso, come detto, fu in parità e venne apprezzato da entrambe le parti, sia in Unione Sovietica, sia negli Stati Uniti, dove fu una delle cose che lanciarono la carriera di Nixon, che tentò poi nei tre anni successivamente di vincere la presidenza, la perse contro Kennedy, ma la vinse poi appunto una decina di anni dopo, quando divenne per la prima dei suoi due mandati presidente degli Stati Uniti d'America. E questo dibattito in cucina, come altri momenti diplomatici, pensate alla visita in Cina, divennero uno degli capisaldi dell'apprezzamento diplomatico verso Nixon, che poi sfumò
dopo il Watergate, ma questo è secondario. Quello che rimane di questa minuzia storica, è come talvolta dei piccoli avvenimenti colpiscono talmente tanto la nostra immaginazione da diventare perfettamente rappresentativi di tutta una realtà. Quasi come se ciò che dissero, so che disse Nixon, cioè che l'America era la terra delle opportunità, fosse vero, e ciò che disse Khrushchev, cioè che l'Unione Sovietica era tutta concentrata solo sulla ricerca alta, sulla tecnologia pesante, aerospaziale e militare, fosse vero. Ovviamente nessuno di questi era la realtà, ma sotto un certo punto di vista questo dibattito si è scolpito nella nostra testa. A me piacciono molto queste piccolezze, sono quelle minuzie, quelle piccole cose di fantasia che sembrano veramente uscite da un libro, ma che in realtà non lo sono, perché non sono solo reali, ma probabilmente nessuno scrittore, nessun regista avrebbe mai la fantasia di metterle nelle loro opere. Qui sono riuscito a dire anche la mia solita frase in un modo un pochettino diverso. Bene, spero di esservi riuscito a raccontare tutto questo in maniera comprensibile, di avervi passato quello che voleva essere un pochettino il mio messaggio. Se volete discutere di questo e di altri argomenti, qua sotto c'è il link a Forum di Bob Italia, alla sezione di storia, oppure il link al gruppo di Telegram dedicato appunto al canale e in cui potete darmi ben volentieri dei consigli su come fare le pillole. Se volete iniziare a curiosare tra le ormai quasi 100 pillole uscite fino adesso, qua a fianco c'è l'elenco delle pillole di storia. Noi ci vediamo domani con un'altra pillola. A domani. Ciao ciao!